anni, finisce il bando, che succede? Non ci viene spiegato da nessuna parte. E queste persone che viene detto che vanno ospitate in maniera diffusa fino ad un massimo di 10 per location, per appartamento, per quello che sia, se il posto va bene per 10 persone si dichiara esclusivamente con autocertificazione, non c'è nessuno che può fare un sopralluogo in maniera scientifica se un appartamento, una stanza può ospitare o meno 10 persone. Ma una volta che queste persone finiscono i finanziamenti, la cooperativa dal giorno X non se ne occupa più, che succede? Gli appartamenti che fine fanno? Chi li tira fuori? Una volta tirati fuori dove vanno a finire? Tutto questo dei bandi non si parla ed è un problema che poi rischi di ritrovarti qui, perché poi dopo, una volta che acquisiscono lo status di rifugiato, possono chiedere un ricongiungimento parentale, quindi da 76 possono diventare 140, adesso passatemi i numeri così a braccio. Se restano, come è successo a Roma, bollette da pagare,